nostra Rosy. Salutiamo la Gina De Cazzan, brava Rosy. Salutiamo Cristina. E quindi cosa aspettarti da lei o da lui? Quindi pensa a una persona, non è detto che sia soltanto da un punto di vista sentimentale affettivo, può anche essere da altri punti di vista, e cerchiamo di capire appunto come possono andare le cose, che cosa dovresti aspettarti e come questa persona può rapportarsi nei tuoi confronti. Quindi, detto questo, quello che devi fare è concentrarti su una persona e salutiamo anche Pietro, concentrarti su una persona e poi, come possiamo dire, e poi scegliere il testimone, scegliere il testimone. Allora, i testimoni sono, primo testimone, il Buddha. Secondo testimone, la piramide. Terzo testimone, la stele. La stele. Abbiamo quindi il Buddha, la piramide o la stele, o la stele. Quindi pensa a una persona e vediamo cosa aspettarti da lui o da lei. E partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha. E vediamo un po' che cosa aspettarti da lei o da lui. Che cosa aspettarti da lei o da lui. E utilizziamo ovviamente per la lettura i Tarot. Usiamo per la lettura i Tarot. Che vi ricordo, sono i tarocchi più antichi della tarologia mondiale. Si sono trovate tracce di Tarot anche nelle prime lame, nelle prime lame. Allora, mescoliamo le carte. Nella stele di Rosetta si parlava già dei Tarot. Mescoliamo le carte e vediamo un po' che cosa ci raccontano i Tarot. Cosa ci raccontano i Tarot? Mescoliamo le carte e cerchiamo di capire. Cosa ci raccontano i Taratarot? Cosa ci raccontano i Taratarot? Nella stele di Rosy, perché sapete che la stele di Rosetta era in realtà la stele di Rosy, perché sapete che Rosy è molto anziana e quindi lei quando era giovane scriveva nel geroglifico, è diventata la stele di Rosy. Allora, lei c'ha più anni delle... C'ha più anni delle piramidi, Rosy. C'ha più anni delle piramidi. Si vedono tutti, si vedono tutti gli anni che ha, però c'ha più anni delle piramidi. Allora, mescoliamo le carte, scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte dei Tarot. 1, 2, 3. Allora, scegliamo le prime tre carte dei Tarot. Beh, cosa aspettate da lui? Allora, la prima cosa che devi aspettarti è che comunque una persona che non è che sia così deciso, diciamo, non è che ha un progetto per dire nei tuoi confronti o per dire questo vuole fare qualcosa, no, va un po' all'acqua di rose, va un po' alla spera in Dio. È una persona che, come dire, non ha una pianificazione, non è molto emozionale, a seconda di quello che sperimenta, farà. Non è sicuramente una persona che. Non è sicuramente una persona che brava, brava Rosy, non è sicuramente una persona che si prenderà dei grossi impegni con te fondamentalmente, è una persona che alla fine se ne frega abbastanza fondamentalmente, no? E però non ha delle maschere, diciamo che danza un po' ai margini della vita. È una persona che diciamo, non indossa maschere, quindi è puro nell'animo, ma non si prende dei grossi impegni nei tuoi confronti. Si presenta anche come figura che può alternare un po' la trasgressione e l'istituzione. L'istituzionale è quello che conforma il suo ruolo, il trasgressivo è di forma il suo ruolo. Questa persona, diciamo, ha un po' queste caratteristiche che talvolta. Diciamo, si coinvolge, si resta
vinculato nei tuoi confronti a delle pianificazioni e talvolta invece è completamente distaccato, non ha nessuna voglia, diciamo, di coinvolgersi, non ha nessuna voglia di sperimentare, e si vive la situazione più trasgressiva, un po' da parcheggio al cimitero. Quindi diciamo che è una persona con la quale, diciamo, non devi aspettarti che ti chieda il matrimonio, che ti chieda il fidanzamento, non ti chiederà niente questa persona. È comunque coinvolto con te, ha comunque una connessione emotiva, cioè da un punto di vista emozionale ha un coinvolgimento, quindi prova anche una passione nei tuoi confronti, ma diciamo non ha esigenza di... E non devi aspettarti con questa persona di mettere su famiglia, ad esempio, non devi aspettarti con questa persona salutiamo la nostra Betty Cottage, non devi aspettarti con questa persona che vorrà mettere su famiglia con te, che vorrà creare una famiglia con te, che vorrà avere una relazione stabile. Si vive la passione in modo impulsivo, si vive la passione in modo, come dire, si vive la passione in modo impulsivo e in modo, diciamo, emotivo, talvolta trasgressivo, salutiamo Leonardo, ma non devi aspettarti assolutamente che questa persona si prenda degli impegni con te. Nel momento in cui tu ti aspetti che questa persona si prenda degli impegni con te, ce l'avrai in quel posto fondamentalmente. Allora, ovviamente, quindi per te non è una situazione difficile, non è una situazione facile e quindi devi fortificarti per evitare, secondo me, di coinvolgerti troppo e di dare la priorità, devi mantenerla su te stessa, devi imparare a mantenere tassativamente la priorità su te stessa. E per fare questo io ti suggerisco sempre il Tara Mantra. Il Tara Mantra è il divino che è dentro di te fondamentalmente, quindi cerca di utilizzare spesso il Tara Mantra per liberarti, diciamo, dei blocchi. Il Tara Mantra è il mondo fondamentalmente, no? È una carta che invita all'affermazione e all'amore verso se stessi, quindi recita sempre il Tara Mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Soltanto recitando il Tara Mantra potrai liberarti da situazioni negative. E ovviamente viene anche fuori che, insomma, questa persona, purché nonostante sia, diciamo, una persona estremamente caotica, estremamente emotiva, tu potresti indirizzarlo a prendersi qualche impegno in più, ma fondamentalmente dipende da te, diciamo, dipende dalla tua forza interiore, da saper somministrare poi a questa persona dei turbamenti, delle emozioni, come ad esempio l'abbandono. E quindi devi fare un atto di coraggio, no? Se vuoi ottenere qualcosa di più, dovresti imparare a somministrare delle emozioni, che potrebbero essere l'abbandono, ma anche l'emozione legata alla sessualità, insomma, somministrare tensioni emozionali. Solo in questo modo, attraverso un atto di coraggio, facendo tu un atto di coraggio, riuscirai a sviluppare un po' queste caratteristiche. D'altra parte, questo ti consentirà di diventare anche un po' regista della tua vita, di prendere in mano la tua vita, prenderla in mano e andare a spingerti avanti. Quindi questa prima stesa, beh, comunque scordati un impegno. Scordati un impegno, ma il massimo che puoi ottenere è che questa persona, insomma, abbia un coinvolgimento passionale nei tuoi confronti. Ma anche questo dipende da te, altrimenti è meglio lasciar perdere. Nel frattempo salutiamo Betty Cottage, vi invito tutti ad andare a Venezia a trovare Betty Cottage, fatevi fare un ritratto, Campo Manina, Venezia. Bene, abbiamo esaurito la prima stesa che era la stesa del Buddha. Passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Cosa devi aspettarti da lei, da lui? Che cosa ti devi aspettare da lei o da lui? Vediamo un po', tu concentrati sempre sulla persona della quale vuoi capire cosa aspettarti. Salutiamo Pippolo.
che oggi, non so, oggi non sta curando i figli Pippoli, ma fa bene, avrà lasciato la Sissi a guardare i girini. Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte e cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose, come accadono le cose, come tutto si manifesta, come tutto si manifesta. Allora, cerchiamo di capire un po' questo. Quindi, cosa aspettarti da lei, da lui? Cosa aspettarti da lei, da lui? Abbiamo visto che la prima stesa è stata... Vabbè, allora, qua devi aspettarti, diciamo, in questo caso, che è una persona che a seconda fondamentalmente poi del tuo comportamento, devi aspettarti o la fedeltà o le corna. Beh, uno dice, ma come, fedeltà o corna? Sì, perché è una persona che potrebbe essere tanto fedele quanto infedele, quindi devi saper gestire tu la relazione. Se non saprai gestire al meglio la relazione, ecco che sulla tua testa si materializzeranno le lumache, soprattutto le corna, e invece altrimenti sarà nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri. Quindi devi imparare intanto a essere fedele tu con te stessa, con te stesso, perché soltanto se manifesterai una fedeltà nei tuoi confronti verso di te potrai ottenere qualche risultato. Altrimenti saranno soltanto risultati scadenti, quindi dovrai imparare a viverti al meglio l'istituzione e la trasgressione, altrimenti saranno corna. E ovviamente hai a che fare con una persona, un alfa, sia che uomo sia donna, una persona alfa, quindi una persona complessa, una persona difficile, una persona che può ferirti, che ha la spada che ferisce, una persona... L'uomo alfa o la donna alfa sono persone che sono anche misteriose, hanno la maschera, non riesci a riconoscerle, sono estremamente seduttive, quindi ti faranno sudare le pene dell'inferno, ti faranno sudare le sette camicie. Salutiamo Roxy se non saprai tenere mano bene alla situazione. E d'altra parte anche il divenire ti afferma che dipende tutto da te. Cioè, dipende da te essere trattata come una farfalla o essere trattata come una mosca. Dipende. Essere una merda o essere un fiore, dipende da te. Quindi il divenire, la carta di quello che capiterà, ti fa capire che capiterà come tu ti porrai davanti alla realtà. Se ti porrai come una farfalla, andrai nei bei giardini. Salutiamo Caroline, se andrai invece ti proporrai come una merda, tirerai le mosche o viceversa. Quindi dipende tutto esclusivamente da te. Quindi questa è una persona che non ti darà niente, anzi, diciamo, giocherà un po' con te, dipenderà da te come tu saprai, resistere alla situazione. Ovviamente, attualmente questa persona ti considera una pezza da piedi. Ti considera un catramista, una sciampista, non è che ti sta dando un grosso valore, ti considera una mentecatta, una poveraccia, una disgraziata, ti considera una che vale poco fondamentalmente, quindi una catramista, una sciampista o un catramista che sono la metafora dell'involuzione, no? Il catramista e lo sciampista. Risaliamo ai misteri esoterici, diciamo, di questa carta che viene chiamata la carta dell'involuzione. Quindi impara a non lasciarti involvere e quindi non passare il tempo a ruminare, ma guarda oltre. Devi imparare a guardare oltre, altrimenti verrai considerata una mentecatta, una di basso valore o uno di basso valore, catramista o sciampista. Purtroppo le cose stanno in questi termini. Devi imparare a diventare molto più iperlogica, a non lasciarti influenzare dalle lucciole, ma andare a cercare la lanterna. E attraverso la lanterna tu potrai finalmente trovare il pelo nell'uovo. Il pelo nell'uovo è quella carta, è quella cosa che ti permetterà di diventare più, diciamo attraente, tenendo presente che l'uovo implica così dentro come fuori il principio della corrispondenza. Quindi abbiamo la notte che rappresenta anche un po' la ricerca interiore, diciamo,
l'introspezione, poi abbiamo le lucciole e la lanterna, quindi devi trovare, devi capire che il pelo dell'uovo è dentro di te. Quindi devi imparare a fortificarti, per fortificarti c'è sempre il Taramantra. Il Taramantra ti darà una grande chance, una grande possibilità, recitalo, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Devi recitare quotidianamente il Taramantra. Devi recitare quotidianamente il Taramantra per manifestare e sviluppare la tua forza interiore. Quindi recita il Taramantra e queste sono le altre carte. Quindi ci vediamo la carta finale. Anche qua tornano gli atti di coraggio. Quindi dipenderà solo da te riuscire a liberarti da una situazione. Spesso potresti essere condizionata da persone, soprattutto sono le persone care. Quelle che ti condizionano alla fine sono i figli, i genitori, sono le persone care che tu devi levarti dai maroni fondamentalmente. Quindi non devi aspettarti molto da questa persona, anche perché dipenderà comunque tutto da te, cosa ottenere, non sperare che questa persona possa darti qualcosa di buono, perché attualmente ti vede un po' come una catramista o come un catramista o come una sciampista, quindi devi puntare su migliorare la tua qualità e tanti punti deboli ancora, cerca di migliorarli per ottenere dei risultati. Ovviamente per migliorare le cose ci vuole forza, coraggio e determinazione. Se sei floscia o floscio non riesci a ottenere nessun risultato. Quindi questa è, passiamo alla terza stesa, la stesa della stele. Cosa aspettarti da lei e da lui? Vediamo la stesa della stele. Cosa aspettarti da lei e da lui? Vediamo cosa ci raccontano anche in questo caso i Tarot. Vediamo cosa ci raccontano. Mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei Tarot. Scegliamo le prime tre carte dei Tarot. Abbiamo di nuovo il nostro forte atto di coraggio che tu dovresti imparare a fare. Se vuoi ottenere dei risultati, se vorrai ottenere dei risultati, dovrai imparare a gestire il Taratarot. Dovrai imparare a gestirlo sto Taratarot, perché altrimenti non viene fuori nessun risultato. Quindi fai degli atti di coraggio, non lasciarti infinocchiare, diciamo, da situazioni. Quindi hai tutte le possibilità. E anche qua c'è la carta del divenire, in questo caso proiettata sulla farfalla. Se tu ti presenti come una farfalla, frequenterai bei giardini, se ti presenterai come una mosca, frequenterai le merde. Quindi quello che frequenti dipende da come tu sei. Noi, diciamo, generiamo una realtà esteriore. E ovviamente quest'altra persona può essere fedele o infedele, anche qua torna di nuovo questa carta, nel senso che dipenderà anche da come tu ti rapporti con questa persona, le risposte, noi siamo tutti in interdipendenza. Bene, vediamo le altre tre carte dei Tarot, cosa ci raccontano. Allora, beh, intanto abbiamo la manna dal cielo, la manna dal cielo. Anche questa è una carta molto importante che ti fa capire che la tua vita dipende. Ditemi se si vede bene. Ditemi se si vede bene, carampane. La tua vita dipende, diciamo, da delle scelte che tu fai, da delle scelte che tu fai e non si vede, sta minchiona, non mi dice niente, sta minchiona. Potreste anche dirmelo, quando hai dei problemi, befane, citrulle. Potreste anche dirmelo quando hai dei problemi, citrulle. Allora, quindi la manna dal cielo è una carta che ci fa capire che è inutile che tu speri che le cose vadano sempre come tu vorresti andassero. La manna dal cielo ci dice che c'è il piccione. Il piccione rappresenta la casualità, il mistero della vita. Il mondo è governato dal piccione. Il piccione rappresenta, diciamo, l'imprevedibile. Il piccione rappresenta, diciamo, anche quella parte di noi stessi che talvolta non vogliamo accettare. Quindi la manna dal cielo può cascare la manna dal cielo, ma deve accettare, come dire, l'impermanenza della vita. Quindi il piccione, cioè l'impermanenza, la casualità,
il mistero è quello che governa il mondo. Quindi tenete presente che il mondo è governato dal piccione. Il piccione è, come dire, la parte occulta del mondo, del governatorato mondiale. È sempre il piccione che lo governa. E quindi, però, insomma, se tu accetti la manna dal cielo e accetti l'impermanenza del piccione, tu puoi renderti conto che comunque questa persona sarà disposta a darti amore, questa persona sarà disposta a darti affetto, questa persona sarà disposta a darti molto, ma tu devi meritarti questa cosa, no? Quindi devi imparare che l'amore è un'energia che noi possiamo gestire, possiamo utilizzare, ma per utilizzarla dobbiamo liberarci dei nostri vincoli. E poi dobbiamo dire anche questa cosa, che se questo accadrà, e io spero che questo possa accadere per te, potrà tornare a splendere il Tarasole. Quindi in questo caso avrai la possibilità di sperimentare l'amore, la forza, l'interiorità, il cielo azzurro, la serenità, la positività, la luce, l'amore. I raggi del sole rappresentano veramente l'amore. Bene, il Tarasole è quello che ti porterà benefici nella tua vita. E poi abbiamo l'ultima carta che ti dà dei suggerimenti. Vuoi ottenere il Tarasole? Trova l'equilibrio interiore. Trova il tuo equilibrio interiore, che è la carta fondamentale. Devi imparare a gestire il tuo equilibrio interiore, avere il cuore puro, parlando di Tarasole, e deve essere leggero come una piuma, come la piuma di Mahat. Se è leggero come la piuma di Mahat, tu potrai accedere, a sorgere al regno degli dèi. Quindi vuol dire che potrai viverti una vita sentimentale, affettiva, felice con questa persona. Quindi ci sono tutti i presupposti affinché questo accada, ma anche qua devi andare alla ricerca del tuo equilibrio interiore. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ricevete.